Accompagniamo, bene, Stefano. Bene. Vieni, Stefano. Andiamo al piano. Al pianoforte, eh? Torniamo quindi a qualche Sanremo fa. Uso questo, eh? Allora. Sì. Anzi, allora, più di qualche Sanremo, visto che poi siamo anche sì, in tema sanremese, e quindi chi più di te? Perché tu hai partecipato nella categoria emergenti e poi big, giù, e poi anche come autore, quindi davvero anche come autore, hai fatto un po' tutte le varie fasi sanremesi. Pensa che questa canzone che ti ricordo adesso del Festival di Sanremo, portata da me quando ero giovanissimo, perché stavo tra i giovani, si intitola Se ti senti veramente un amico. E quest'anno compie 35 anni. Quello era il 1985, quindi era un Sanremo di bando. Gli canto tanti auguri e pensa che 35 anni fa c'era Elio Cibri in calzoncini, perché ero ragazzino che girava per ma Elio Cibri c'è Elio sempre, Cibri, c'è sempre, da sempre c'è Elio. Anche anni 60. Vediamo se si ricorda questa. Sulla nostra storia, chiusa in un album di fotografie, il tempo vola e siamo vecchi amici di peripezie, di conquiste in un locale, di lunghe code d'auto fino al mare. Dai, che scherzo, non sei cambiata affatto, sì però, dimmi almeno che la pensi come ti dirò, e se ti senti veramente un amico, non tradirmi mai, e se hai problemi che ti sembrano assurdi, non tenerli più tuoi. Però stammi accanto quando ho bisogno, sia che ti convenga oppure no. E se stanotte mi sveglia un sogno, non mandarmi a quel paese se poi ti telefono. Se ti senti veramente un amico, non tradirmi mai. Bella, 5 anni fa. Che bella, è attualissima.